In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Una rete per promuovere e celebrare l'arte dei talenti del territorio di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. Su questo principio si fonda la neorete artistica Circle Art Montefeltro. Già 4 gli appuntamenti previsti in altrettanti comuni della provincia: a Montecalvo dall'1 al 7 aprile, a Carpegna dal 10 al 16 giugno, a Monte Cerignone dal 17 al 23 di giugno e a Tavoleto dal 2 all'8 dicembre. Noi abbiamo approfittato di Pesaro Capitale della Cultura perché ha già una struttura, una rete, soprattutto istituzionale. Noi facevamo già cose nostre con gli enti pubblici di periferia, diciamo, no? Montefeltro, Carpegna, Tavoleto e via Monte Cerignone. Però abbiamo capito che da soli finiva tutto lì e rimanevamo. Allora, se riusciamo a mettere in piedi una struttura che ci coordina o ci coordiniamo o qualcosa in divenire, probabilmente tutto quello che noi facciamo, abbiamo fatto, poi rimarrà, perché altrimenti cosa lasciamo a quelli che verranno dopo? Cioè, noi siamo abituati a vedere tante cose che qualcuno prima di noi ci ha lasciato. Noi rischiavamo di perdere energie positive facendo tante iniziative senza avere uno scopo finale. Invece adesso ci siamo messi in testa di creare quasi una DOP, cioè di prodotti completamente diversi, ma che vengono da un preciso territorio. Allora ci identifichiamo col territorio e con un marchio. E poi, se faremo bene, vedremo, altrimenti ci avremo comunque provato. Perché noi ci proviamo sempre e ci piace provarci, perché siamo invincibili, gli artisti sono invincibili, sappiatelo. Una realtà culturale che nasce all'insegna del progetto 50x50 Capitali al Quadrato e così come il progetto 50x50 ha unito i comuni con la cultura, Circle Art vuole unire i talenti con l'arte. Anche nel percorso che abbiamo creato per costruire assieme i 50x50 zona per zona, in questo caso siamo nel Montefeltro dove abbiamo dedicato proprio un appuntamento specifico con gli artisti e gli amministratori per immaginarsi percorsi comuni che potessero tenere tutto l'arco dell'anno, andare oltre anche il 2024 come visione e soprattutto, come si diceva, riannodare percorsi artistici, percorsi naturalistici e amministrativi. In questo caso appunto questo progetto che è nato rispetto a Circle Art, che tiene insieme 4 artisti con Serafini, con Baldacci, con Ceccaroni e con Calcagnini e che farà da corollario a tante altre iniziative a cavallo delle settimane. Una delle prossime da Capitale sarà a Montecalvo proprio dal 1 aprile per poi seguire con Carpeghi, Monte Cerignone, chiuderanno con Tavoleto e questa base di collaborazione tra artisti sarà la base di esposizioni, mostre, incontri che accompagneranno tutto l'anno, metteranno il focus specifico
specifici, ovviamente a partire dalla settimana in cui ognuno dei comuni che ho citato saranno capitale, ma saranno progetti trasversali di raccordo, di connessione di tutti i quattro comuni, ma anche di tutto il territorio che ci sta in mezzo, soprattutto anche di tutto il territorio della comunità culturale che guarda queste forme espressive. Siamo molto contenti perché era un input che volevamo dare, soprattutto c'è la giusta chimica che si è creata tra gli artisti ma anche nel rapporto con gli amministratori, e c'è la volontà appunto di fare qualcosa che lasci il segno in senso ampio e che soprattutto possa guardare a una progettualità che si possa riprendere anche per i prossimi anni. In una città che racconta una storia di passione, di arte e comunità, Banca di Pesaro è un punto d'incontro. La cultura unisce e ci fa crescere insieme. Per questo Banca di Pesaro si impegna a sostenere la capitale italiana della cultura 2024, poiché una comunità che vive di cultura è sinonimo di un futuro brillante. Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo.